Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Lasciamo che anche oggi la parola di Dio entri per la porta della nostra casa, entri nel nostro cuore e produca i frutti e le benedizioni che Dio vuole mandare su di noi. Leggiamo e ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 12-19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Amen». Carissimi amici, oggi, come vedete qui a Strona, è un tempo uggioso. C'è un po' di pioggia, è l'autunno e sta per arrivare anche il tempo di Avvento. Il tempo in cui Gesù entra nella nostra vita per manifestarsi in un modo nuovo. Ecco che ciò che noi abbiamo ascoltato oggi in questo Vangelo, secondo Luca, ci spinge e ci chiama alla speranza, come abbiamo ascoltato ieri. Gesù ci ha esortati a non perderci d'animo e anche sapere che cosa ci accadrà, che cosa ci può accadere, ovvero che cosa già accade nella nostra vita quando viviamo e annunciamo il Vangelo. Lui stesso ha detto che metteranno le mani su di noi, ci perseguiteranno, ci trascineranno davanti a re e governatori a causa del suo nome. Fratelli e sorelle, questo è il destino di ogni cristiano. Quando noi annunciamo Cristo, quando noi annunciamo il buon Vangelo e cerchiamo di viverlo, siamo perseguitati. Al mondo non piace, al mondo non va. Al mondo non va la gioia del Cristo risorto, la presenza di Dio, perché è troppa luce, potremmo dire, perché è troppo forte, perché il mondo ha paura di ciò che non conosce e il diavolo ha paura della potenza di Dio. Allora Gesù oggi ci incoraggia a non scoraggiarci, ci incoraggia a testimoniare, ha detto: quando parleranno male di voi, vi condanneranno, voi annunciate il mio nome. È un'occasione perfetta per dare testimonianza. Questo è ciò che ci viene chiesto oggi, questo anno nel 2021, a noi cristiani: dare testimonianza che Cristo è vivo, che Cristo ha vinto e sconfitto ogni male, che Cristo è al nostro fianco e chi spera in Lui non rimarrà mai deluso. Quindi non preoccupiamoci, fratelli e sorelle, di quello che dovremo dire, quante volte siamo giudicati come cristiani. Lo Spirito Santo metterà in noi sapienza, speranza e le parole giuste. Ecco allora perché Gesù poi continua a dire: non preoccupatevi, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Lo posso testimoniare anche sotto questa pioggia di oggi: nemmeno un capello del mio capo andrà perduto, perché Dio è con me, Dio è al mio fianco, Dio mi ama, Dio mi custodisce. Non spaventiamoci per nulla, fratelli e sorelle. Il nostro Dio è al nostro fianco. E infine Gesù dice: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Quanto è importante davvero perseverare nella fiducia a Dio, perseverare nel Signore, perseverare testimoniando, ancorando la nostra fiducia a Dio, a Cristo. Quanto è importante gettarsi in Lui. Quanto è importante per noi oggi annunciare che Dio è vivo, annunciare che Dio
è il nostro Salvatore. E allora, fratelli e sorelle, in questo momento io vi voglio lanciare questo bellissimo slogan che dice: testimonia che Dio è vivo. Testimonialo nella tua vita, testimonialo nella tua casa, testimonialo nel tuo lavoro, testimonialo con la tua vita, tra i tuoi amici, affinché gli altri vedano e sperimentino che con te c'è il Signore. Amen. Ma soprattutto che chi confida nel Signore non teme di nulla. Grazie Gesù, grazie per questo tempo, grazie per come oggi scende una pioggia di benedizione sopra ciascuno di noi. Grazie per come oggi scende il tuo Spirito Santo. Io ti invoco, vieni nella mia vita, oh Signore. Entra dentro di me. Oh Signore, vieni, bagnami oggi con la tua misericordia, con la tua unzione. Bagna la mia vita, riempila di te, affinché io possa credere che tu sei il mio Dio. Possa sperimentare che sei al mio fianco e che non farai perire e cadere nemmeno un capello del mio capo, perché sei il mio custode, la mia sicurezza, la mia gioia e la mia speranza. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, perseveriamo nella fiducia nel Signore, perseveriamo nella Sua parola, perseveriamo nel testimoniare che Cristo è vivo ed è risorto. Grazie che mi avete accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna. Si riveste di maestà. Si riveste il Signore. Si cinge di forza. Il Signore regna. Si riveste di splendore. È stabile il mondo. Non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Il Signore.